Oggigiorno si verificano situazioni in cui il bambino viene allontanato dalla propria famiglia. Questo comporta una sofferenza per il piccolo. Nel presente lavoro affronto brevemente questa problematica molto delicata, affrontata anche da parecchi psicologi. Uno di questi è John Bowlby, che ideò la teoria sull'attaccamento, dicendo che il rapporto che si instaura tra la madre e il bambino è fondamentale e se viene a mancare può influire sulla crescita del piccolo, a livello affettivo e relazionale e a volte, se trascurato, anche a livello fisico. A questo punto, ribadendo che il bambino è il futuro dell'umanità e che quindi va difeso e tutelato. La nostra Costituzione, infatti, tutela il bambino fino ai 18 anni di età. In questo entrano in gioco le case famiglia, luogo d'accoglienza e di crescita per i minori, luogo in cui il bambino, grazie all'aiuto dei caregiver, educatori, piano piano riesce a costruirsi una propria identità e a superare il disagio causato dalla lontananza, degli affetti familiari e dalla propria casa. Questa grande famiglia riesce a fare ciò. In questo lavoro, nel duplice ruolo, ho posizione di persona che studia il fenomeno e che in passato ha sperimentato personalmente l'esperienza, riporto il significato che ha assunto per la mia vita la casa famiglia, come struttura, ma soprattutto come guida e supporto nelle mie scelte future. Ho vissuto in una casa famiglia per 6 anni, allontanata dal nucleo familiare, e ho visto realtà che mi hanno colpito profondamente. L'abbandono infantile è un fenomeno che non va trascurato, anzi va studiato e soprattutto bisogna intervenire. Ho visto tanti bambini soffrire, lasciati per svariati motivi. Vivendo quelle situazioni mi hanno lasciato il segno, rinnovando in me una pena quotidiana. Ecco perché, ripeto, queste realtà purtroppo esistono e invito a non trascurarle, ribadendo che il bambino è davvero una risorsa importante e non va né deriso, trattato male, va rispettato e soprattutto tutelato.